C'è chi impasta il pane, chi lavora con aghi e filo e uncinetto, chi lava, chi prepara i ceci, ci sono i re magi che portano i doni alla Sacra Famiglia, i pastori, il falegname e l'ustrascarpe nel presepe vivente della parrocchia di San Pietro. Sono i giovani, ragazzi e ragazze dalle scuole medie ai primi anni delle superiori che fanno parte del gruppo scout AGESCI Caltanissetta 1, gli ideatori e interpreti dell'iniziativa realizzata in parrocchia al culmine di due ricorrenze. Il gruppo nel 2021 ha spento infatti 30 candeline e proprio quest'anno ha potuto celebrare il trentennale. Nel frattempo, per la parrocchia sono passati ben 45 anni dalla sua fondazione. Il presepe accoglierà i visitatori anche venerdì 23 dicembre dalle ore 19:30 in poi. E infine, il 24 dicembre, dopo la veglia natalizia, si prevede un momento conclusivo con una piccola processione dalla chiesa all'anfiteatro. Manca ormai soltanto il bambinello, anche nel presepe presente all'interno della parrocchia, completato proprio questa domenica. Allora, per la comunità parrocchiale San Pietro di Caltanissetta, festeggiare il Natale è mettere al primo posto Gesù. Lo organizza ogni anno con lo spirito della tradizione nissena, la famiglia Miraglia, curando nei minimi particolari la novena di Natale. Tutto ciò che riguarda la natura, i beni della natura di questo tempo attorno al quadro della Sacra Famiglia. Ho organizzato in maniera esemplare quest'anno il gruppo dei catechisti e delle catechiste, volendo omaggiare la lettera pastorale di Monsignor Russotto dedicata ai frutti dello Spirito Santo. I ragazzi di domenica in domenica, nelle 4 domeniche di Avvento, hanno portato dinanzi all'altare, nel presepe che è stato realizzato, i segni dei frutti dello Spirito Santo e le candele sono state accese proprio ad ogni frutto che è stato introdotto e spiegato dai catechisti con delle belle attività. Tanto che ai piedi di questo presepe c'è una cesta dove tutti i ragazzi del catechismo, sono oltre 250 bambini, hanno scritto dei biglietti, tutti sui vari temi dei frutti dello Spirito Santo. E poi quest'anno il clou, questa sorpresa con grande spirito di coinvolgimento da parte dei ragazzi del reparto, del clan, del gruppo scout CL1 di Caltanissetta, della GESCI, che vede i ragazzi con le mani in pasta, non solo perché all'interno del presepe vivente c'è anche chi impasta il pane, ma vede questi ragazzi protagonisti di una chiesa che non dorme, di una chiesa che non è spenta, di una chiesa fatta di giovani che non vogliono essere spettatori, ma vogliono essere protagonisti in cammino.